Dal Comune di Napoli un grande appello a tutte le ragazze e ragazzi: non vergognatevi, condividiamo, non dobbiamo provare vergogna per quelle offese o per quei momenti di difficoltà. Alle mamme, ai genitori, non siete da soli, in questo momento le istituzioni stanno mettendo in campo azioni strutturate e siamo orgogliosi come Comune di Napoli, all'interno della Mediateca Santa Sofia, grazie a dei giovani tirocinanti della nostra amministrazione, di aver coinvolto tante scuole, tante bambine, tanti bambini in quell'età così delicata che deve vedere la parola chiave della condivisione, del non vergognarsi e di insieme non affrontare da soli questa esperienza negativa. In verità azioni concrete contro il bullismo se ne stanno facendo finalmente tante. Possiamo parlare invece felicemente di azioni strutturate all'interno delle quali le scuole vengono invitate tutte insieme ad un percorso che è un percorso che non isola quindi il singolo problema all'interno della singola classe o del singolo contesto, ma che sposa l'idea che il bullismo e il cyberbullismo in modo particolare sia ormai un problema trasversale alle classi sociali, trasversale alle età anagrafiche, trasversale agli indirizzi scolastici, trasversale ai territori. Lo strumento cinematografico come forma educativa, l'importanza del linguaggio visivo, oggi così importante fra i giovani, nel percorso formativo dei ragazzi. Il progetto degli assessorati alla scuola e ai giovani sulle storie di bullismo, organizzato nella Mediateca Santa Sofia, ha coinvolto numerose scuole secondarie di primo grado della città, con due cicli formativi, proiezioni di film e cortometraggi e questionari sui temi specifici. Noi abbiamo un vantaggio però a Napoli, mettendo insieme questi tre ingredienti: scuole attive e sensibili, servizi disponibili e risorse umane fatte di giovani esperti che possono aiutare a sciogliere i nodi, perché con gli adolescenti quando ci parlano i ragazzi è sempre più facile avviare la comunicazione. Noi a Napoli abbiamo la possibilità di strutturare un percorso